già. Siamo di nuovo qua. Bella regala. Qua è Savix che vi parla. Oggi siamo finiti in un altro tunnel antiaereo antifascista. Qua una volta, raga, c'era il muro parafiamma che serviva apposta per le esplosioni, per non far entrare le esplosioni all'interno. E adesso procediamo verso l'interno di questo tunnel. Ossa, ma dove sono le ossa? Giù, qua dove? Sì, acqua. Ma no, no, non c'è niente. Allora, voi pensate che quando c'erano questi tunnel antiaerei attivi servivano per nascondersi dai bombardamenti, dalle guerre? Guardate, raga, quanto è lungo, pazzesco. Devo dire, per essere sincero, è ancora molto ben messo, poche infiltrazioni. Guardate là, questo è la lampada del vecchio impianto di vetro. Guardate là, è assurdo, è bello tosto questo, eh. Ragazzi, questo qua è un tunnel antiaerei molto molto particolare, devo essere sincero, è uno dei pochi tunnel dove mi ha suggestionato, sono molto suggestionato da questo tunnel qua, che si entra dal tono di voce che è particolare. Guardate che infiltrazioni, incrostazioni di calcare. Guardate qua, questo è vecchio. Questo era un carretto antico. Pazzesco. Pazzesco. Gira a destra. Raga, siamo finiti sotto un tunnel antiaereo che mi mette davvero l'ansia. C'ho veramente l'ansia. Vai più avanti, vai più avanti, vai più avanti. Questi sono i bagni, la bottiglia lì. Hai sentito? Hai sentito? È la tua pancia che fa questo rumore? Sì. C'è un pallone. Quello ce lo portiamo via. Sono stallattiti anche questa. Guarda come gonfia il cemento qua, viene da tutto. C'è l'umidità qua. Comunque c'è qualcosa, quasi già vedo qualcosa. Qua sotto c'è qualcosa. Non c'è qualcosa che non c'è. Sì, sì. Però sì, sì, so, ci sono delle impronte. Si scaricano una merda. Ma cosa c'è, una grata lì dentro in fondo, è murato? Sì, ma è aperto.
ansia. Guarda, guarda c'è lì in fondo. Metti l'ansia sotto la tua come vai? C'è qualcosa? Ah, ci sono i garage forse. Ci sono le macchine lì dentro. UFO. Eh? UFO. UFO. Pezzi delle moto. Questa qua è la protezione per andare in moto, raga. Questa è una con incontro con gli uomini. Questo ragazzi è una grande protezione, tra l'altro. Ci sono macchine, sono io che... Qua vengono a scaricarci qualcosa. Dove cazzo siamo? E tu ti rendi conto? Veramente tanto inquietante, ragazzi. L'ho vista. Ragazzi, è veramente stra inquietante. Veramente. Anche quello di voi. Quello grosso, grosso. Sarà una canna da pesca. Avanti. Non ci vado. Sempre la merci utile. Ah, tu dici da ributtare di là? Sì. Attenzione, Savix, signori. Centro di rigore. Olè. Ora arriva il mostro che ci corre addosso e moriamo. È un tunnel molto strano. La paletta. Perché ovviamente l'igiene è la prima cosa. La pulizia. Tutto. Assurdo, ragazzi. Assurdo, eh. È chiuso, ragione. Lo spero. Capire. Chissà da quanti anni che ho questa chiave inglese. Ah, è pesante, che freddo c'è qua dentro. Impressioni? Oh, pesante, raga, pesante. Metto la cosa chiusa qua dentro e ho una sensazione di essere fuori dal comune. Cosa c'è là in fondo? È roccia. Merda. Oddio. Questo è un telefono. Ah no, un addocino. Voglio vedere là cosa c'è. Perché se oltre lì continua a tenere indietro. E poi ce lo finiamo in un altro momento. Guarda che ci sono. Che qua ci vengono a scaricare. Guarda qua. Vedi, raga, un manubrio. Oh. Un manubrio. Oh, guarda, ecco il mio cogna.
Ma è bella la pace qua. Qua ragazzi ci troviamo al tesoro. Ragazzi, ma qua è ancora lungo il fatto. Sto tunnel qua, questo è già tutta la zona. Ragazzi, qua ci troviamo al tesoro. No, c'è un cazzo. Ci sono quattro bombe. Sai che qua dentro è una stanza? Sì, la pigliamo la qua lì. Ragazzi, se ci scappa. Ragazzi, questo tunnel qua non è mica male. È troppo lungo, non me la sento io comunque. Ci dobbiamo venire in un altro momento per farci carica. Poi cosa c'è qua? Parabrezza di una Vespa. Questo è un buono, raga. Mia, questo è storico. Ora guarda, questo qua è storico. Ora raccontiamo cosa c'è. Blu, rossini. Questo è di una Vespa. Sì, sì, è storico. Lasciamo lì. Ammortizzatori. Ah, Capone ci faceva. L'ho avuto fritto come. Chissà che fa i cordi. Tu guarda la benzina. Aspetta, che voglio vedere. Ragazzi, questo è un enduro. Se teniamo duro, a proposito dell'enduro, è capace che lo troviamo. Se ci abbiamo culo. Con il enduro. Allora ragazzi, qua la situazione è tragica. La situazione è tragica perché noi abbiamo un buco di culo stretto quanto. No, ma sto questo tunnel è finito. Non finisce più sto tunnel. Ci stiamo cagando addosso. In più c'è anche la nebbia. Ci torniamo in un altro momento. È eterno. Qua ci hanno scaricato di tutto. Dobbiamo andare via. Forza. Il laser, dammi il laser. Puntalo sul soffitto. Vai a scendere. Vai al centro. Tieni che non vedo il video. Allora, porta giù la luce. Allora ragazzi, lì c'è il soffitto del tunnel. Aspetta. Se noi puntiamo il laser non troviamo la fine. Vuol dire che c'ha come minimo altri 100 metri. No, torniamo indietro che qua ci dobbiamo venire con le scarpe. Non ci possiamo passare di qua così, con le combre, se non ci passo. Non ci penso neanche. Cosa? Porco Dio. Qua ci sono le moto. Qua ci sono le moto. Porta targa. Porta targa. Telaietto di. C'è una luce che si sta spegnendo, di un Fantic. Aspetta, devo vedere. C'è un telaio di un ciao. C'è un ciao qua sotto. Sì. Là c'è una moto intera. Ma che cazzo dici? Qua c'è una moto intera. Ragazzi, qua sotto c'è di tutto. Ale, quella lì è una moto. Quale? Questa qua. Una forcella. No, una moto conficcata qua sotto. Sì, è un sì o un ciao. Che si anche laggiù c'è. Prego, da quanto è lungo? Lo si vede alla fine. No, è proprio il telaio. Ce la rischiamo. Che ore sono? C'è spenta la mia. No, andiamo indietro. La mia. Cioè, dai, c'è questa. Non vedi un cazzo. Ok, sei riuscito. Vai, dai. Ragazzi, c'è Savix. Sono in acido stasera. È proprio preso malissimo. Preso malissimo oggi. Io ho trovato le moto, sono felice. Sento una presenza. Una presenza nel. Molto strana dentro di me. Per porco di Dio, cadiamo tutti. Qua c'è un altro pisciatoio. Niente. C'è una punta a capo. Non c'è la nebbia, non si vede un cazzo. Oh, brava. Non si vede niente.
Cioè, non ci fa neanche bene respirare sta roba. Ci vuole la mascherina, ma non si vede niente, lui. Ci fa male. Non si vede un cazzo, niente che c'è. Ci fa male respirare sta roba. Secondo me non c'è proprio più niente, fra tanti. Ci serve cazzo all'uscita, no? Vai via. C'è troppo merda. Adesso ci troviamo tipo il morto. C'è troppo. È la fine il morto, eh. Che ne pensi di sto tunnel qua? Veramente. Le moto. Si apre ma tu tunnel? Sì. Però sono preso bene io. No, io no. Mi mette l'ansia questo tunnel qua. Non lo so come mai. Non ho la mappa di questo tunnel. Sai che ogni volta che andiamo a visitare il tunnel è perché li conosco, ho le mappe, avendo avuto questo contatto qua. Geologo, come cazzo si chiama? Del speleologo. E quindi c'è. Cioè, so sempre dove inizia, dove finisce e come è strutturato. Non sapendo il cazzo qua, abbiamo fatto 500 metri di tunnel sottoterra, dentro il monte, e non si sa dove cazzo esce. Infatti, ora. Editeremo la prima parte, poi faremo la seconda parte, vediamo che cazzo c'è, ma intanto cerco di trovare la mappa di sto posto. E niente ragazzi, anche per oggi l'esplorazione è andata, vi farò il continuo con la seconda parte e niente, bella raga, sparavamo. Orcantinite!